Ho partecipato alla Bottega dei Medici che è stata fatta qui a Manifattura Digitale Cinema l'anno scorso e il motivo per cui ho partecipato a questa bottega è perché io comunque faccio questo di mestiere, sono una modellista da circa 35 anni e ho sempre lavorato a grandi livelli. Il motivo per cui ho fatto questa bottega è che mi interessava tantissimo il periodo storico dal 400 alla fine dai primi alla fine del 400. Soprattutto in questa bottega dei Medici c'era un grande professionista e costumista, Alessandro Lai, e avevo proprio il desiderio di capire dal punto di vista di un costumista rispetto che uno stilista, come sono sempre stata abituata a lavorare io, la modalità diversa di lavorare. E ho fatto bene a partecipare a questa bottega perché effettivamente, anche se ho avuto a che fare con grandi stilisti e grandi nomi, la modalità con cui lavora un costumista è completamente differente. È stato fatto un grandissimo lavoro sulla conoscenza e lo studio iconografico dei quadri del periodo storico e da lì il Lai è riuscito a farci capire il tipo di cultura, il tipo di alimentazione che potevano avere in quel periodo storico, che si rifletteva poi sulla postura della persona che andava a indossare l'abito. Questo è stato un approfondimento fantastico. Poi il Lai ha una grande conoscenza storica, quindi aver capito come interpretare invece che un figurino, ma un quadro, andando alla ricerca delle motivazioni per cui c'erano certi tipi di scolli, certi tipi di lunghezze, certi tipi di accorgimento rispetto alla necessità del periodo rispetto ad oggi, per me è stato un accrescimento personale molto interessante e unico. E Lai ha saputo trasmettere una grande empatia, una grande passione di questo periodo storico. Quindi io, nonostante sia una persona che fa questo lavoro da tanto tempo, mi sono sentita accresciuta sotto questo punto di vista, non solo sotto un punto di vista storico, ma anche di vedere le cose da un altro punto di vista rispetto allo stilista, perché sono due cose completamente diverse. La cosa interessante della bottega è poter mettere in pratica tutto ciò che ci viene descritto in maniera teorico e poi la possibilità di metterlo in pratica. Quindi il Lai, con la descrizione che venivano fatti della tipologia dei capi e la necessità di come vestire in quel periodo, attraverso poi il taglio, il modello, i tipi di maniche, i tipi di colletti, tutto questo abbiamo avuto la possibilità di realizzarlo. E questa è stata la cosa più bella e più interessante, perché vedere che da un quadro uno riesce a estrapolare un'immagine di un abito, grazie alle sue poi direttive e anche di Piero Risani, che è il suo assistente, ci hanno fatto vedere come all'epoca veniva fatto un taglio di una manica, di uno scollo, per le necessità anche del periodo. Quindi in una bottega del genere hai la possibilità di approfondire un contesto storico, però nello stesso tempo avere la possibilità di metterlo in pratica e realizzarlo. Poi alla fine, quando tu realizzi un capo e tu lo vedi fatto in un manichino, credo che la soddisfazione sia al top.